E cambiamo decisamente argomento adesso e parliamo della manutenzione delle dighe. In regione firmato dal governo centrale, il piano invasi in arrivo oltre 7,4 milioni di euro per i progetti del Liscione e Scapoli. Vediamo. Salvaguardia delle dighe. Il presidente del Consiglio centrale Giuseppe Conte ha firmato il decreto del presidente del Consiglio dei Ministri relativo al primo stralcio del piano nazionale invasi proposto dal ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Danilo Toninelli, firma che porterà fondi anche al Molise. Parliamo di un primo stanziamento di circa 260 milioni di euro che saranno erogati alle regioni italiane per finanziare 57 interventi, 18 di progettazione e 29 anche di realizzazione sull'intero territorio nazionale. Per la regione arriveranno risorse per due imponenti opere, una in provincia di Campobasso e l'altra in provincia di Isernia, per un importo totale di 7,4 milioni di euro. Nello specifico, il piano invasi prevede fondi per il progetto esecutivo che riguarda l'adduttore dell'invaso del Liscione, in particolare interventi di recupero funzionale e ammodernamento, tubazione in calcestruzzo e apparecchiature idrauliche. Inoltre sono destinati al Molise anche circa 1 milione di euro per lo studio di fattibilità di un secondo maxi intervento attualmente in fase di progettazione, rifacimento dell'acquedotto Campateiforme e la realizzazione di un collegamento diretto tra il partitore di Scapoli ed il serbatoio di Cerasuolo. Il piano invasi nazionale infatti prevede diversi interventi strategici per l'intero settore idrico. Plaudi all'iniziativa anche il parlamentare del Movimento 5 Stelle Antonio Federico, che afferma: finalmente mettiamo in sicurezza le nostre reti idriche, potenziando così le strutture dei nostri territori, prevedendo anche i rischi dei crescenti fenomeni di siccità aggravati dal cambiamento climatico che abbiamo vissuto in questi anni.